un nuovo video. Oggi siamo qua per fare un altro video anti-haul, che è un sacco che in realtà non li faccio. Per chi fosse nuovo qua, buongiorno, sono Doina e faccio video dove sono un po' cattiva, soprattutto negli anti-haul sono molto cattiva, quindi per favore non sentitevi presi in causa dalle cose che dico. Se fate le cose di cui io parlo, non sentitevi presi in causa, io parlo di queste cose perché cerco di, come si dice, di farvi riflettere su cose che magari non sono evidenti. Non dico questa cosa perché per me sono evidenti, sono fica, no, cioè, anche per me tante cose non erano evidenti e grazie al Zero Waste tante cose sono diventate un po' più evidenti di quel che erano prima. Quindi questi video anti-haul è come anche i video su, non lo so, su cose più video più minimalisti, sono per farvi semplicemente riflettere sulle cose che possediamo, che vogliamo possedere, che vogliamo possedere, e le cose di cui assolutamente non abbiamo bisogno, ma purtroppo viviamo in una società piena di capitalismo, piena di consumismo, piena di tutto, quindi siamo molto influenzati, anche per via degli influencer, però siamo molto influenzati da tante cose, tra cui per primo anche i social media, soprattutto Instagram, che peggiora sempre di più, ma questi sono altri discorsi. Allora, quindi oggi facciamo questo anti-haul sul mondo del fitness. Parlerò in particolare della palestra, perché giustamente io vado in palestra 3 volte a settimana, poi vado un giorno in piscina. So che non si vede molto perché... no progress here, però parlo di questa cosa proprio perché ci sono cose che mi fanno prudere le mani. Prudere le mani si dice, sì, oddio, non so parlo. Allora, quindi, come ho già detto prima, per favore non sentitevi presi in causa se parlo di queste cose, come anche il video dove parlavo dei doppioni di cui non avete bisogno, ho avuto delle reazioni molto positive, avevo paura che la gente mi fulminasse, però invece no, quindi io mi fido dei miei followers, mi fido tantissimo di voi perché... capite, perché insomma se mi seguite immagino che comunque siete d'accordo con certe cose che dico, poi quando dico castronate ci sta pure che mi diciate no guarda non sono d'accordo, io accetto comunque le opinioni di chi non è d'accordo con me, perché giustamente io parlo anche per esperienza personale, quindi diciamo che io cerco di non essere così cattiva nei video, ma ogni tanto mi parte. Quindi, per favore, non sentitevi veramente presi in causa, come ho già detto, spesso parlo della mia esperienza, non è detto che questo valga per tutti, anzi, sono sicura che certe cose, tantissime cose, non valgano per tutti, ognuno ha la propria esperienza, ognuno ha il proprio percorso, e ci sta tantissimo, io semplicemente questi video li faccio per, appunto, dare un'opinione in più, ecco, tutto qua, un'opinione in più non richiesta, ecco, perfetto. Allora, quindi oggi parleremo della palestra, del fitness e lo spreco che c'è dietro a questa cosa. Iniziamo dalla prima cosa, ovvero tutti gli outfit. Allora, per via di Instagram purtroppo, per via di tutta quella gente che fa magari video fitness, che fa che sono model fitness su Instagram, vabbè, ok, e altre cose simili, ci abbiamo sbattuto in faccia un sacco di pubblicità, un sacco di cose di cui hai bisogno absolutely, e questo sempre, con qualsiasi cosa che connessa all'influencer è sempre così, hai sempre bisogno di tutto, quando non è così. E va bene, parliamo della prima cosa, ovvero gli outfit da palestra. Io capisco che la gente che magari si occupa del fitness e quindi effettivamente va in palestra e fa gli workout e fa vedere tutte queste cose, ci sta che vogliano essere più fichi possibile, perché insomma su Instagram chi è che vuole sembrare una scemo, no? Cioè vogliono tutti essere belli, quindi non metteremo mai foto di cui in cui non ci piacciamo, metteremo sempre la foto in cui ci piacciamo, giustamente. Quindi ci sta che vogliamo un outfit che ci piace, perché giustamente se vogliamo un outfit, cioè vogliamo una foto in cui ci piacciamo, anche l'outfit deve insomma andare, no? Per la palestra la cosa che a me dà fastidio è il fatto che la gente pensa che per andare in palestra la prima cosa di cui bisogna è avere tutto l'abbinamento coordinato. Allora, io vi spiego come vado in palestra. C'ho un paio di leggings di tipo 70 anni, io odio i leggings, sono la cosa più orribile al mondo, li odio e li detesto, quindi non li metto mai se non in palestra. Ho un paio di pantaloncini che metto in estate, più che altro perché ho caldo. Vecchissimi pure quelli, cioè, ma chi è? Che magari li usavo al liceo, molto probabilmente. Poi ho 2 reggiseni sportivi, perché io porto solo bralette
E le bralette, insomma, cioè non è che sono proprio comode, ma soprattutto le mie bralette sono belle, cioè non è che le metto in palestra per sudare, ecco. Quindi ho due reggiseni sportivi e le magliette che io metto in palestra sono semplicemente magliette che io non portavo più, che non mi piacevano più, e le ho semplicemente tagliate, le ho fatte diventare crop top in modo che non avessi tipo tutta sta parte di maglietta, no? Quindi questi sono i miei outfit. Se voi vedeste i miei outfit da palestra, cioè sembro una barbona. Ma a mio parere questo è il senso della palestra. Tu vai in palestra per sudare, per lavorare, per fare qualcosa, non vai lì per fare la sfilata. Quindi tutta questa cosa, tutta questa mania di avere l'abbinamento coordinato con le scarpe addirittura coordinate le volte, Cristo santo, vi ho già parlato nell'altro video delle doppioni di cui non avete bisogno, parlavo proprio delle scarpe da ginnastica che. Appunto, se le mettete tutti i giorni avete più di un paio, ci sta, ma se le mettete su in palestra perché dovete avere 50 paia. Quindi diciamo che questa è una delle cose che mi urta di più. La gente che dice: "Ah, torno in palestra", quindi fanno vedere l'outfit che hanno appena comprato. Ma non avevi a caso un paio di leggings, una maglietta, un reggiseno, un paio di scarpe da ginnastica? Dovevi per forza comprare un nuovo outfit, un nuovo paio di scarpe per far vedere che hai iniziato la palestra di nuovo, ma sul serio, ma sul serio. Quindi questa è la prima cosa che mi urta di più, forse più di tutte. Ecco, perfetto. Un'altra cosa è il fatto che comunque tutte queste cose che loro comprano per la palestra vengono da brand orribili, orribili, ok? Brand orribili. E farò anche nomi: Nike, il primo brand terribile al mondo che non deve esistere, ok? Odio la Nike, la detesto. Quindi è uno dei brand più inquinanti al mondo. Quindi quando ho visto anche, per spillare un po' di tea, quando ho visto la collaborazione tra Nike e un brand di bottiglie riutilizzabili, mi è venuto un po' da ridere. Quindi per quanto tu possa essere un brand sostenibile e fare tutta questa pubblicità della sustainability e bla 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 bla, se mi collabori con uno dei brand più inquinanti al mondo e che principalmente è fast fashion, perché anche la Nike è fast fashion, non è che siccome costa di più significa che non è fast fashion, non ti prendo più sul serio. Ok? Perfetto. Quindi, almeno se fossero delle cose comprate dal negozio dell'usato, se fossero delle cose comprate da brand sostenibili, perché credetemi, di brand sostenibili che fanno cose da sport, comunque i leggings, le magliette, i reggiseni sportivi, ne esistono. Giustamente costano di più perché i brand sostenibili costano un pochino di più perché rispettano i lavoratori. Notizia flash. Ci sta. Però anche lì, vuoi davvero avere tre paia di leggings, a meno che voi non mettiate i leggings tutti i giorni perché amate i leggings, ci sta che abbiate 50 paia di leggings, come io ho tre paia di pantaloni, è giusto che voi abbiate tre paia di leggings se li mettete sempre. Però comprare dei leggings che mettete solo in palestra, ma ve ne servono tre davvero. Adesso parlerò per la mia esperienza. Io, per esempio, sono una persona che non suda tanto, quindi praticamente io metto lo stesso reggiseno, la stessa maglietta, lo stesso paio di leggings, perché ne ho solo uno, per 3 giorni di fila. Perché non sudo tanto, quindi giustamente le mie cose non puzzano troppo. Questo potrebbe non essere applicabile a tutti, quindi posso capire in quel caso che giustamente volete usare, non volete lavare subito la cosa, ma volete usare una maglietta al giorno perché giustamente ci sta, però allo stesso tempo è più la maglietta che, cioè, è più la maglietta che sudi, non sono le altre cose. Cioè, non lo so, almeno sbagliamo. Ditemi se sbaglio. Quindi la maglietta ci sta che ne avete di più anch'io, tipo una cosa come 5 magliette che non uso mai, uso solo in casa o in palestra. Però anche lì, come vi ho già detto, ho due magliette principalmente che uso in palestra. Una perché è una maglietta che è anche antisudorazione, una cosa simile, una maglietta proprio presa in un negozio di sport ancora milioni di anni fa, come vi ho già detto. E l'altra maglietta è una maglietta tipo schifo di H&M, credo. Quindi quella tipo sportiva vale la pena averla perché appunto sudo molto di meno. Già io sudo poco, ma quando uso quella maglietta si vede proprio che sudo molto meno e puzzo di meno. Ecco, perfetto. Invece se uso la maglietta di H&M. Quindi ci sta che abbiate delle cose proprio mirate alla palestra, ma credetemi che queste cose si possono trovare anche usate. Sapete quanta gente vende i leggings, quanta gente vendono le magliette, quanta gente vendono i reggiseni sportivi? Magari posso capire che magari sul reggiseno non volete perché magari vi fa un po' più schifo, eccetera, ma le magliette e i leggings e su via, e dai. Ma poi sono sicura che queste cose ce le abbiate in armadio, quindi non serve per forza avere un nuovo outfit solo per motivarvi ad andare in palestra, perché credetemi che l'unica cosa di cui avrete bisogno per andare in palestra sarà solo la motivazione, non il nuovo outfit carino con cui fare le fotine.
Un'altra cosa sono le borse da palestra. Ok, allora, io ho già parlato di questa cosa in uno dei non so quali video, ma ho parlato di questa cosa dove dicevo che quando mi sono iscritta nella mia nuova palestra, dove sono adesso, mi avevano detto che nella mia tariffa rientrava una maglietta e la borsa da palestra. E io ho detto no. E la tizia ha detto come no? E io ho detto non mi serve in stanza, non ti serve, è gratis, lo so che è gratis, semplicemente non mi serve, va bene così, ecco, perfetto. Quindi questa cosa che la gente ha bisogno di una borsa specifica per andare in palestra, per carità ci può stare, nel senso ci può stare che vogliate la borsa quella grande per metterci tutto dentro, però basta una qualsiasi borsa. Cioè, basta una qualsiasi altra borsa per mettere via le vostre cose da palestra. Io, per esempio, ho una borsa in tela, dove metto le mie scarpe, la mia bottiglia d'acqua, un piccolo cosino dove c'ho dentro tipo il deodorante, l'elastico per i capelli e il lucchetto, il piccolo asciugamano e poi l'outfit da palestra, no? E ci sta tutto dentro. È una borsa di tela normalissima e ci sta tutto dentro. Quindi, perché avete bisogno di comprare una specifica borsa da palestra per andare in palestra, per far vedere che andate in palestra? Cioè, tutto qua? Cioè, tutta qua l'illusione? Cioè, di far capire che effettivamente state andando in palestra? Ma che ce frega? Ma prendete una borsa qualsiasi che avete in casa e mettete le vostre cose e fine. Non credo che avete bisogno di una borsa specifica. Poi vi dico, io per esempio ho una borsa da palestra in casa perché ce l'aveva lui, quindi per questo che ce l'ho in casa. Solo per questo motivo, e lui la usava per andare a hockey, però andare a hockey e andare in palestra sono due cose completamente diverse perché lui aveva tutta l'attrezzatura da hockey che aveva bisogno di una borsa così grande. Invece nel mio caso andare in palestra non mi serve così tanto spazio, non mi serve una borsa da palestra fatta apposta perché altrimenti, oh my god. Una cosa sono le bottiglie d'acqua riutilizzabili, cioè perché la gente non è capace ad avere una bottiglia riutilizzabile d'acqua? Quando, tipo per esempio qua in Italia, qua in Italia, sì, buongiorno, qua in Canada per esempio nelle palestre ci sono le fontanelle, ma queste fontanelle sono ovunque, in tutti i luoghi pubblici. Quindi ci sono le fontanelle d'acqua dove tu ti puoi riempire la bottiglia. Io in Italia non lo so, ma immagino che comunque ci sia uno spazio apposito per riempire la tua bottiglia d'acqua, o comunque se avete una bottiglia di 1 litro, cioè credo che vi basti per un'ora di workout, insomma. Niente, tuttora vedo ancora gente con la bottiglia di plastica in palestra. Io sono tipo, ma in che senso? Ma, cioè, ma sul serio, ma avete veramente voglia di comprare una bottiglia di acqua in plastica ogni volta che andate in palestra? Metti che come me andate 3 volte a settimana, state comprando una bottiglia 3 volte a settimana, una bottiglia di plastica. Uno, c'è uno spreco, due, stai sprecando soldi. Quindi, why? Just why? Nella mia scorsa palestra, se non mi sbaglio, se mi ricordo bene, c'era addirittura la macchinetta con i piccoli snack. Quindi con gli snack e anche con l'acqua, quindi c'era un sacco di gente che comprava l'acqua direttamente sul posto. Io andavo fuori di testa, andavo proprio fuori di testa. Un'altra cosa che toccherò, che dirò che magari adesso ci sarà l'esperto di turno che mi dirà: stai dicendo un sacco di castronate, ma io vi dico la mia esperienza personale, ovviamente, sono le proteine in polvere che la gente si beve, tutti quei biberoni. I beveroni. Quindi anche questa cosa è una cosa che non concepisco, nel senso io ho provato una volta questi beveroni vegetali, vabbè, insomma, tutte queste proteine in polvere, li ho provati e fanno schifo. Effettivamente fanno schifo da bere. Quindi ho provato anche a fare tipo i frullati e metterci dentro un po' di queste proteine in polvere e faceva schifo anche il mio frullato, quindi io ho smesso. Non capisco come ci sia gente che possa bere quella roba, vi giuro. Cioè, fatemi capire, voi che lo bevete, se per caso voi siete una di quelle persone che bevono questi beveroni di proteine, non per forza di essere fit via, parlo di cose effettivamente fatte per lo sport, insomma, che vedo che comunque li pubblicizzano un sacco. E servono a qualcosa effettivamente, cioè sono buoni da bere perché io vi giuro ho provato almeno 3 cose diverse di 3 brand diversi, comprati pure in negozio di fitness e tutto, mi hanno fatto schifo così tanto che ho detto io non ce la farei mai, piuttosto faccio una bella colazione e poi vado a fare palestra e credo che il risultato sia un po' the same. Però questo è forse un tasto dolente che tocco e adesso mi troverò tantissime offese su tutto questo video.
Niente, credo che questo video possa essere chiuso qua. Spero che questo video vi sia piaciuto. Per favore, non offendetemi troppo se non siete d'accordo con ciò che ho detto, perché insomma so che magari ho toccato alcuni tasti un po' più dolenti di altri rispetto agli altri video, perché sono sicura che tantissime persone non saranno d'accordo sull'avere troppi vestiti per la palestra, per avere un nuovo outfit, queste cose qua. Però per favore, prima di... cioè fate gli acquisti più intelligenti, cioè anche se volete possedere più cose nella vostra vita, anche se volete avere... cose fiche e sentirvi bene con voi stessi, perché non ci sono dubbi che un outfit possa farvi sentire bene, però pensate prima di tutto al fatto che andate in palestra, andate a sudare, non andate per essere belli. Quindi niente, fatemi sapere cosa ne pensate. Noi ci vediamo la prossima volta, ciao!